Bella raga, c'ho qua dei pacchi e vediamo di cosa si tratta. Non ho andato sbagliato. Motul 10W40. Sincero, è la prima volta che provo questo, perché in genere usavo il Castrol con olio del cambio. Vediamo, c'è chi dice che è meglio, quindi sono curioso. Poi abbiamo questo, questo e basta. Anche se dovrebbero arrivare altri pacchi. Ok, qui abbiamo pastiglie posteriori, l'SD da 128 GB, perché dopo il danno che ho combinato a Milano ci mancherebbe che non mi attrezzo un attimo meglio. Per chi non lo sapesse, ero all'evento di Peter Wassily, ho registrato dei contenuti della Madonna, impennate bellissime, la polizia che ci scacciava in massa da centrale, contenuti della Madonna. A una certa stavo cambiando l'SD perché l'avevo finita, era l'SD che mi aveva prestato Pasto. Niente, la tiro fuori mentre stavo andando in bici senza mani, mi salta, perché quando tiri fuori l'SD dalla GoPro ha, diciamo, un meccanismo che te la spinge in fuori. Io l'ho tolta, mi è saltata in aria, sono stato 2 ore a cercarla in mezzo alla strada, l'ho ritrovata spostata in tre. L'SD è questa. E niente, dopo essere tornata a casa, siccome si era spezzata, l'ho ricomprata a parte. Quindi ne ho prese due, questa è la sua con le stesse specifiche, mentre questa è la mia. E poi c'è l'ultimo pacchetto, che contiene le pastiglie posteriori. No, anteriori. Devo comprare anche dei nuovi dischi, perché sono un coglione, non li ho cambiati in tempo, quindi i dischi sono da buttare. Anche perché c'hanno proprio una scanalatura dentro al disco, quindi non è che sia proprio il massimo. Cioè, visivamente ad occhio sono da cambiare. In genere vanno misurati col calibro per capire se siano da cambiare o meno. Il fatto che si veda ad occhio è abbastanza grave. Poi ci sono i nottolini del disco che a momenti si spezzano, quindi cioè, meglio cambiarli. Raga, mi sono scordato di dirvi una roba. Ovviamente dovete comprare il liquido dei freni per fare lo spurgo. Quello più adatto alla vostra moto lo potete trovare cosino qua della pompa. Ad esempio per la mia va bene DOT 3 e DOT 4. Ovviamente ho investito sul cavalletto. Oh cazzo, no, non di nuovo. Procuratevene uno perché serve per spruzzare. Dovete smaltirlo, mi raccomando, Sono le 9 di mattina. Mi odio. Servirà la 14. In teoria dovreste mettere dei guanti perché vi sporcate le mani. Controllate sempre che l'olio non sia grigio, perché se è grigio vuol dire che vi si è rotto il paraolio della pompa dell'acqua. E un po' mi sembra grigio. Adesso controllo il livello di liquido dei radiatori, così lo scopriamo subito. Scuotete la moto un po' a destra a sinistra, perché come potete vedere l'olio si sposta. Dovremmo mettere dentro questo recipiente il quantitativo indicato qua, 0,70 L, che sta per litro. Occhio che su ogni moto ovviamente può variare, mi è caduto il telefono. Il liquido dei radiatori c'è ed è a livello, quindi non perde dal paraolio della pompa dell'acqua. Non fate mai questa operazione di togliere quando la moto è calda, perché sennò vi spara in faccia il vapore e non è piacevole. Che cazzo di figata. È molto bello. Ok raga, adesso vi servirà un imbuto per infilarci dentro sta roba. Ok, non va bene. Per fortuna c'ho l'adattatore. Una volta mia mamma era tornata a casa con questi imbuti. È stata una delle cose che mi poteva rendere felice veramente. Bello l'olio. Dopo avergli dato una bella pulita, lo rimettiamo su. Bene raga, con questa bella chiavozza da 32, se la tiri in testa qualcuno ti fa malissimo. Forse l'alcol o chissà cos'altro hanno aggredito colpendoli con una chiave inglese alcuni passanti. Tiriamo giù la ruota posteriore. Tagli in gomma, martellata bene come si deve. Il signor perno da pulire e ringrassare. Lo rimetto dentro solo perché non avevo voglia di lasciarlo in giro. Guardate che l'ordine è importante. La chiave del 22, andiamo a smollare questa e andiamo a togliere questo dadino qua. Non c'è la ranella.
si interranno strette a mano. Dopo aver smollato tutte le viti, non viene fuori il perno. In questo caso dovrò prendere una bustola, schiacciarci un po' dentro per farlo uscire. Ok, secchissimo. Adesso dovrete stare attenti perché la moto potrebbe tendere a venire avanti. Tanto sto disco è da buttare, le pastiglie pure, quindi posso anche tirare un po'. No, adesso lo andrò ad appoggiare qua, non sulla pinza, cazzo, ma magari con le forche. Aia, ok. Ora potrete vedere le mie pastiglie. Sono veramente imbarazzanti. Adesso le mettiamo a confronto con le pastiglie nuove. Queste sono dell'accrostato, queste pastiglie qua nuove, mentre queste saranno o quelle stock o quelle di AliExpress, non lo so. Adesso vi lascio due riprese dove si vede la differenza. È abissale veramente. Bene raga, alla fine sono riuscito a montarle. State molto attenti a questa roba qua, che va ad incastrarsi qua dietro e vi tiene ferme le pastiglie. E questa, perché io le ho smontate in maniera un po' casuale e ci ho messo un'ora per capire come andassero in posizione corretta. Adesso dovrò fare lo spurgo, ma non lo farò ora perché devo ancora trovare i dischi nuovi e devo cambiare le pastiglie dietro. Bene raga, siccome l'ho infilato dentro, ho sentito che questo era morbido e in genere quelli di serie sono morbidi, quindi si spanano. Gli tiro un colpo secco e poi giro molto velocemente sperando che non si spani, perché sennò... Oh, che bello, non si è spanato. Ovviamente li sviterò a croce perché sono professional. Oh, anche questa è andata. Ho paura. Graffia nel cerchio. Poi vabbè, lo graffio lo stesso in enduro. Ok, hai fatto. Vai. Lo sapevo, l'ho anche detto. Ma sono... idiota dentro. Porca puttana. Cioè, ma ti rendi conto che quando li vedi nei tutorial di YouTube gli va sempre bene? A me no. Mai, neanche una volta che trovo una vite che non è spanata. Non sto spanando solo di più, però almeno l'allargo, perché almeno poi ci metto dentro l'altra. E vaffanculo. Guarda il flessibile.